si arriva col treno e dopo un minuto si arriva allo scalo aereo. È un progetto al quale guardiamo con attenzione da almeno 3 anni, lo abbiamo realizzato in tempi assolutamente rapidi. Sono contento che il più grande aeroporto dell'isola possa disporre di un servizio che riduce i disagi dei passeggeri e riqualifica il sistema aeroportuale siciliano. Adesso bisogna completare la stradella, ma è competenza dell'azienda che gestisce l'aeroporto. Siamo convinti che anche lì si vorrà correre. Servono esempi concreti. La gente non insegue i miracoli, vuole soltanto vedere che la pubblica amministrazione mantiene gli impegni che assume, e noi lo abbiamo fatto. Entro febbraio noi ci aspettiamo che la SAC possa completare i lavori per questa strada di collegamento. Già da oggi alle ore 6 la tratta è in esercizio, è in funzione, tant'è che ci sono tutte le misure di sicurezza, sono state previste, predisposte e garantite da RFI. Manca soltanto questa strada di collegamento. Addirittura si era anche immaginato di fare una strada provvisoria con misto granulometrico che potesse consentire il passaggio con l'AMT, grazie anche al comune di Catania, col qui presente sindaco Pogliese, potevamo fare un servizio di bus navetta, purtroppo non è stato consentito. Vabbè, andiamo avanti. Tra l'altro in questo momento il traffico aereo non è così imponente e significativo, per cui aspettiamo 60 giorni per inaugurare completamente questa infrastruttura essenzialmente necessaria, ma anzi strategica, come ha detto il presidente Musumeci, per lo scambio intermodale e soprattutto per collegare i nostri territori Enna, Messina, Siracusa, Caltagirone all'aeroporto più importante della Sicilia.